Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi volevo parlarvi un po' di Microsoft Game Pass, prezzi che si alzeranno e tutta questa discussione che in questi periodi si sta facendo su internet. E diciamolo subito, la mia opinione è che l'unica cosa in realtà che si alzerà di prezzo in un medio termine per Microsoft sarà il prezzo del Game Pass. Ho letto un po' di discussioni, ho visto un po' di video dove si parlava di questa situazione e si paventava quindi un aumento dei giochi, della console, dell'Xbox Serie XS o degli accessori, di qualsiasi cosa. Anche perché Phil Spencer è stato un po' vago su questa questione, cioè leggendo i numeri, soprattutto il Game Pass, che non hanno raggiunto la crescita che voleva, paventava appunto che qualcosa sarebbe cambiato lato prezzi nel prossimo futuro. Quindi tutti hanno fatto le proprie speculazioni. Ma a mio avviso l'unica cosa che ha senso che si alzi di prezzo è solamente e unicamente il Game Pass. Perché in questo momento è chiaramente underprezzato e sotto costo rispetto al servizio che propone. La vendita delle console di nuova generazione per Microsoft è assolutamente secondaria, lo hanno sempre detto dall'inizio, anche esplicitamente, e quindi insomma mi sembra molto difficile che su un prodotto che non è certamente il loro main core, quello di vendere le console fisiche, loro poi vadano ad alzare il prezzo, anche perché avevano detto esplicitamente che non l'avrebbero fatto sulle console dopo l'aumento di prezzo di PS5 di Sony. E anche dal punto di vista dei videogiochi mi sembrerebbe assolutamente inutile alzare i first party di Microsoft di 10 euro, per dire, un po' come è quello che costano di fatto i giochi Sony first party per PS5. Per lo stesso motivo, tutti i giochi first party di Microsoft, lo so che state dicendo che ce ne sono ancora pochi, è vero, ma ora ci arriviamo, però tutti i giochi di Microsoft first party escono day one sul Game Pass, che sia PC, che sia console. Quindi, insomma, per un utente che vuole giocare quei giochi, credo che la scelta più ovvia sia, anche se non usa il Game Pass normalmente, farsi un mese di Game Pass e finirsi il gioco. Lo pagherebbe di fatto molto molto meno, stiamo parlando di 10-12 euro rispetto a un prezzo pieno, 70 euro. Quindi anche sui giochi mi sembra abbastanza difficile, se non impossibile, un aumento di prezzi. Sugli accessori, boh, forse, però non lo so quanto possa incidere mai sul bilancio complessivo gli accessori, che ne so, joypad e cose del genere. Diciamolo, il core business è il Game Pass, ci sono oltre 25 milioni di abbonati in questo momento ed è quello che fa tutta la differenza del mondo. Quindi l'unico modo per pareggiare una crescita che non è esattamente come vorrebbero, ma probabilmente perché già è diffusissimo, è quello appunto di alzare il prezzo. Quindi si compensa la perdita di guadagni del fatto che non sta crescendo come vorrebbero con l'aumento del prezzo. Ora, quando mai dovrebbe arrivare questo aumento di prezzo e quanto mai dovrebbe essere e quanto potrebbe impattare? Secondo me non impatterebbe tantissimo, perché chi ormai è abituato a usare il Game Pass regolarmente e non saltuariamente, che gli aumenti di 1-2 euro non cambierebbe nulla, evidentemente apprezza questo servizio dove ha tantissima scelta e continuerebbe a usarlo. Un po' come Netflix, Netflix ha aumentato il prezzo diverse volte nell'arco degli anni, tantissimi sono lamentati, ma comunque mi sembra che tantissimi comunque se lo siano tenuti, perché sono abituati ad averlo e alla fine non gli cambia tantissimo quell'alzo di prezzo, quel rialzo di prezzo di un paio di euro. Però è sicuramente qualcosa che arriverà, è necessario che arrivi. Voglio dire, la loro, diciamo così, strategia di marketing è stata molto aggressiva. Quando era ancora in beta, soprattutto su PC, era veramente regalato questo Game Pass. Era 1 euro, 3 euro, anche senza particolari promozioni. E anche adesso comunque è sottoprezzato. Stiamo parlando di 10 euro per quello per PC e di 13 per l'Ultimate. Ma voi sapete benissimo che in realtà si paga molto di meno, ci sono vie traverse per pagarlo anche molto molto meno. Non so, c'è anche il trucchetto del Gold trasformato, che praticamente con 100 euro vi fate 3 anni,
po' giù di lì, quindi insomma, e ancora sono possibili queste, diciamo, gabole che alla fine Microsoft non ha fatto nulla per placare, ecco, quindi insomma, diciamo che in realtà il costo è ancora più basso. Quindi è assolutamente comprensibile e anzi aspettato che il prezzo aumenterà del Game Pass. Quando però lo faranno? Beh, certamente è vero che le esclusive first party di Microsoft in questi 2 anni sono state pochissime. Vuoi per la pandemia, vuoi per altri problemi, insomma, non si è visto tantissimo. Però in prospetto, in prospettiva per il futuro, abbiamo tanta roba. Già l'anno prossimo comunque credo usciranno tanti titoli molto più pesanti, cominciando da Starfield. Inoltre, l'accordo Activision Blizzard-Microsoft, o meglio la fusione, l'acquisizione, credo che si realizzerà l'anno prossimo, nonostante tutte le telenovela del mondo che si sono susseguite, che si stanno susseguendo su Sony che cerca di impedire questa cosa, le varie consob, diciamo così, UK, Brasile e in giro per il mondo che hanno le loro opinioni, bla bla bla. Io credo comunque che alla fine si chiuderà questo accordo e una volta che avrà sotto di sé anche Activision Blizzard, questo Game Pass sarà qualcosa di veramente fuori di testa. A quel punto credo che un aumento di 2 euro o 3 euro sia dovuto quasi. Quindi io credo che arriverà questo aumento probabilmente metà, fine anno prossimo, quando appunto ci sarà più ciccia, ancora più ciccia se possibile, first party dentro il Game Pass stesso. Insomma, questi sono fondamentalmente i miei 2 centesimi. Io credo che l'unico vero aumento di prezzo sarà Game Pass e che sarà assolutamente giustificato perché di fatto è il servizio d'abbonamento catalogo alla Netflix più avanzato già adesso e lo sarà ancora di più nei prossimi anni ed è qualcosa di praticamente imprescindibile per tutti i giocatori, tutti i gamer che amano spaziare appunto tra tanti generi diversi e non sono focalizzati solamente su uno o due giochi o generi. Per chi piace spaziare, il Game Pass è qualcosa di incredibile. Già adesso, ma ancora di più in futuro, con tutte le esclusive first party di peso di Microsoft che arriveranno. Ragazzi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di tutta questa situazione, se pensate che possa fare Microsoft qualcosa di diverso oppure qualcosa di simile, insomma, come la vedete voi, scrivetelo sotto nei commenti. Per il resto noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming a 360 gradi. Statevi bene come sempre, un saluto e alla prossima. Ciao ciao!